Dopo l'enorme successo degli scorsi anni, il balletto di Roma torna al Teatro Lea Padovani con lo Schiaccianoci, uno dei balletti classici che ha riscosso più successo nella storia della danza, applaudito dal pubblico e amato dalla critica. Uno spettacolo con la direzione artistica di Walter Zappolini e la partecipazione straordinaria di Andrea Della Roche nel ruolo di Schiaccianoci, Fata Confetto, e con la regia e la coreografia di Mario Piazza. Nello Schiaccianoci tutto è sapientemente dosato ed equilibrato, la coreografia è ben costruita e resta fortemente e intelligentemente agganciata alla struttura della partitura musicale, della quale mantiene il ritmo, ora serrato e incalzante, ora sognante e fuori dal tempo. Bravissimo il corpo di ballo, composto da ottimi danzatori, sia a livello tecnico che a livello interpretativo. In questo spettacolo, quando è stato montato, forse le ragazze odiavano perché sì, per la valsa dei fiori e di fiocchi di neve, ci sono tanti passaggi di t'enlever, sauté, gir, t'enlever, sauté, destra, sinistra, che non è così, c'è la palla di valsa della valsa dei fiori che è diverso, ma tecnicamente per un ballerino quando fai ogni, diciamo, c'è il controtempo di tempo, ci sono un salto per quasi... Non 5 minuti, ma diciamo durata del brano, quello forse è la parte più aspetta tecnicamente. Dopo la parte di Milka in azzurro che fai in pratica Clara è un più Schiaccianoci più contemporaneo come un movement di passo 2, perché nessuno sta sulle punte, tutto sulle mezze punte. Dopo divertente il secondo atto perché hai tutti i diversi tipi di balli come tutti i balletti classici di Tchaikovsky. Abbiamo fatto adesso al teatro a Roma, in via della Conciliazione, l'Auditorio, un teatro quasi di 2000 posti. Abbiamo fatto una serie di spettacoli, quando sono stati 7-8, diciamo c'è stato pieno ogni sera. Il pubblico risponde molto bene, è uno spettacolo che vive, si arricchisce sempre di nuove cose e quindi è uno spettacolo che funziona malgrado gli anni. È uno spettacolo che riscuote sempre un grande successo e poi devo dire che la compagnia del Balletto di Roma sono dei ragazzi meravigliosi. Sono contento di lavorare con loro. Ci sono personaggi all'interno che sono in qualche modo riadattati, ad esempio è stato inserito il trasformista che rappresenta alcuni elementi, alcuni personaggi noti nella fantasia di oggi, che sono da Matrix a Lara Croft, quindi ci sono tutta una serie di elementi che fanno rivivere questo Schiaccianoci in chiave contemporanea. Andrea Della Roche è un artista che personalmente collaboriamo tantissimi anni, con il Balletto di Roma aveva già fatto altre produzioni, aveva fatto con noi anche il Don Quixote di Milena Azzurro nel 2003-2004, quindi è stato semplicemente un rincontrarci tra artista e struttura, quella del Balletto di Roma, che collaborano ormai da diversi anni.